Benvenuti ragazzi a questa nuova dimostrazione di mod, dove in questa puntata vedremo la Herblore mod. Allora, questa mod praticamente è una mod molto simpatica che consente di trovare o acquistare piantine di marijuana. Trovandole per il mondo, diciamo, si possono ovviamente ripiantare e fare le nostre piantagioni o ovviamente acquistandole dai popolani, dai villager, che alcuni birbantelli la venderanno queste piantine. Una volta acquistate o trovate, ripiantandole si riusciranno a trovare delle, si riusciranno ad avere delle belle piante alte 3, 4 non penso, però alte 3 sicuramente, e che si baseranno sullo script delle canne da zucchero, non so se già l'ho detto. Bene, di queste piante ovviamente se ne potrà fare anche l'utilizzo, e adesso vedremo come praticamente appunto utilizzarle. Raccogliamole ovviamente, ecco qui una pioggia, perfetto, tutto qualcuno nell'acqua. Ok, l'acqua non so se è necessaria, però ho visto da parecchie parti che la mettono, quindi diciamo mettiamola. Una cosa che non l'ho detto, le piante ovviamente hanno bisogno di molta luce. Prima cosa da fare, secchiamo le piantine in una fornace, quindi mettiamole a seccare. Nel frattempo che le piantine seccano, costruiamo il grinder. Il grinder praticamente serve per tritare le piantine, le foglie delle piantine secche. Una cosa che non ho detto, quando abbiamo rotto le piante e sono cadute le foglie, per ripiantare le piante si praticamente piantano le foglie, ecco. Ok, costruiamo il grinder. Ok, e il grinder si costruisce con 6 lingotti di ferro, quindi allora impegniamoli, diamoci alla costruzione. Basso un attimo la musica, perfetto, e costruiamo il grinder. Il grinder ovviamente è a utilità limitata, come tutti gli attrezzi che ci sono in come la maggior parte degli attrezzi che ci sono in Minecraft. Perfetto, una volta costruito il grinder, vediamo un attimo. Ok, perfetto, ci sono delle piantine. Ok, ci danno anche dell'esperienza, ci danno. Vediamo un po' se riusciamo a prenderne 7-8 per farvi vedere anche cosa si ha dopo un tot di piantine tritate. Prendiamone 8. Io già avevo riempito ovviamente i forni con del carbone, ma sì, ovviamente si può seccare con qualsiasi materiale che bruci nel forno. Niente, allora, per tritarlo occorre semplicemente avere la piantina nell'inventario e selezionare il grinder e premere col tasto destro. Ecco lì che sta tritando, ovviamente tenendo premuto il tasto destro. E ovviamente nell'inventario a fianco alla piantina o comunque dove c'è posto verrà andato la marijuana direttamente tritata. Tritiamone ancora per farvi vedere cosa succede al grinder. Oh, ecco perché, mamma che nabbata che ho fatto, sono in creative. Quindi mettiamo un attimo in zero, perfetto, ho fatto una nabbata. Ecco, infatti vedete che c'è la barra che sta scendendo. Niente, allora per fare prima prendiamone qualcuno. Facciamone seccare ancora nel frattempo, poi ve lo faccio vedere dopo. Allora, nel frattempo che andiamo avanti col video, facciamo seccare delle altre piantine. Ok, una volta fatto il grinder, prendiamo della carta. Siamo in... ok, bisogna metterci in creative. Prendiamo della carta. E già che ci siamo, se riusciamo a trovarla, troviamo già quella secca. Eccola qua, seccata. Perfetto, quindi non occorre aspettare. Vediamo un attimo cosa succedeva al grinder.
quando si arriva alla quantità di 7 o 8 circa, siamo di nuovo in creativo, madonna, scusate ragazzi, ok, ecco infatti sta scendendo la barra, quando si arriva alla quantità di 7 o 8 circa, ecco questo cosa succede al grinder. Ecco, si è riempito il grinder. Non è necessariamente, diciamo, sulla fine dell'utilizzo del grinder, quindi alla fine della barra, se non erro. Quindi, comunque, questo grinder si riempirà di residuo della marijuana, ecco. Per svuotarlo teniamo premuto il tasto destro, meglio puntare da una parte a vuoto, tasto destro e tasto sinistro per svuotarlo, ecco. E si ha, diciamo, si ha il residuo della tritatura. Per il momento lo sviluppatore della mod non ha, diciamo, considerato l'utilità, diciamo, di questo residuo. Comunque consiglio di tenerlo, perché se magari in futuro verrà implementato l'utilizzo, ne abbiamo già una bella quantità. Una cosa che ho sbagliato anche a dire è che il grinder, con la barra praticamente che con la barra di utilizzo, fa praticamente il dettaglio di quanto è carico il grinder, quindi quando sarà svuotata, quando si svuoterà la barra, significa che il grinder è carico e va svuotato. Ho detto una cosa sbagliata. E bene, una volta che abbiamo avuto, ecco, 26 di erba tritata per l'appunto, possiamo praticamente cominciare a fumarla. L'utilizzo che se ne fa di più al mondo, quindi prendiamo della carta, mettiamo due di carta così, e prendiamo 3 di erba tritata. Ecco qui, questo è il è una sigaretta magica che praticamente si può tranquillamente fumare tenendo premuto il tasto destro. Ecco qua un bel tiro, ale, questo è l'effetto che si ha. L'effetto psicotropo, si muove tutto, abbiamo la fame che sta aumentando, ovviamente la fame chimica, e la nausea ovviamente. Quindi una volta che sarà concluso questo effetto, che mi sta dando anche a me la nausea, si potrà continuare a giocare, però la fame rimarrà ancora per un po'. Ok, il grinder, sì il grinder, questo è l'utilizzo più semplice che se ne può fare. Possiamo, ecco qua ci lascia un residuo anche della fumata, e passiamo al bong. Il bong ovviamente è costruito di vetro, è composto da tre parti, non so se riuscite a capire. Questo è il tubo, questa è la parte centrale e questa è la coppa di vetro sul fondo. Costruiamolo. Perfetto, qua intanto il forno ancora sta andando. Allora, ok, questo è il tubo, questa è la parte centrale e questa è la parte sul fondo. Bene, assembliamolo. E ho fatto una cavolata. Mi sa che va fatta così. Ma allora, sul... Ah, ecco, no, così andava assemblata. Ecco, perfetto. È stata assemblata e per utilizzarla va caricata con dell'acqua e con dell'erba tritata o addirittura con il residuo della sigaretta appena fatta. E quindi carichiamola con dell'acqua. Mettiamo sotto il bong, secchio d'acqua e sì, per questa volta possiamo mettere, ecco qua, l'erba tritata, e questo è il bong. Utilizziamolo. Ale, e comincia l'effetto come prima. E niente, io qua sto morendo di fame, si sbriga. Ok, perfetto. E si può, ecco, ha più utilizzi, infatti si vede dall'acqua se non sbaglio. Ok, perfetto, è stata svuotata. Qui stiamo morendo di fame, quindi consiglio di prendere un po' di mangiare. Se non erro, ho letto che quando si utilizzano queste sostanze, praticamente aumenta la vita.
Quindi ora possiamo prendere del cibo. Prendiamo della zuppa che è energica. Eh sì, cosa mangio? Increati. Allora. Vero. Ok. Energica, sì, ma ne ho presa una sola, vabbè, per il momento va bene. E niente, poi possiamo anche riempirla con il residuo, dicevo prima, della sigaretta. Mettiamo il bong sempre sotto, secchio d'acqua e il residuo, perfetto, e si è riempito. Ok, non vi faccio vedere perché l'effetto è sempre lo stesso. Ora vediamo come costruire la pipa da fumo. La pipa da fumo è un po', diciamo, complicata da fare, cioè un po' complicata. Ah, è composta da più pezzi. La prima cosa da fare, non vi spaventate che avete visto i diamanti, si possono fare anche con altri materiali. Allora, la prima cosa da fare, allora, innanzitutto io salto un attimo il giorno perché mi dà fastidio la notte, più che altro se arrivano dei mob. Ok, bisogna costruire della carta vetro, del legno scolpito e un filtro. Allora, la carta vetro si costruisce in questa maniera: un cubo di sabbia sopra e un cubo di carta, sì, un cubo, e un foglio di carta sotto. Una volta costruita la carta vetro, sarà questa qui. Va scolpito il legno. Il legno va scolpito con praticamente carta vetro sopra e legno sotto. E vi farò vedere il risultato di tutto questo nell'altra cassa. Ok, prendiamo il ferro per costruire il filtro. Il filtro si costruisce con 4 di ferro, come li ho raccolti in questo momento. 1, 2, 3 e 4. Ecco il filtro. E questi sono gli altri pezzi della pipa. Allora, io adesso la faccio in diamante, diciamo, perché il video è stato fatto un po' in creative così, quindi l'ho preso con lo faccio con il diamante, ma si può fare tranquillamente, se non sbaglio, con del legno, oro e altri materiali. Ok, filtro costruito, prendiamo questi materiali, questa è la coppa praticamente sotto della pipa. Questi qua invece sono corrispettivamente la parte che praticamente si mette sulla fine della pipa, che è quello che si rimane sulla bocca, e il tubo, diciamo, che convoglia il fumo tra la coppa tra la coppa, scusate, tra la coppa che sta sotto e il boccaglio. E adesso non so se sono invertiti i ruoli, comunque alla fine sono sempre quelli. Allora, questo è praticamente frutto del legno, il legno scolpito praticamente, che è stato fatto con la carta vetro. Costruiamo il tutto. Non ci ho lasciato niente? Ok. Allora, costruiamo filtro e mettiamo 5 diamanti, ecco, questa è la parte che sta sotto la pipa. Costruiamo, se non sbaglio, la parte centrale. No, questa, ecco, questa qua era la parte che stava praticamente va sul boccaglio, e costruiamo il tubo. Ecco qua, perfetto, assembliamola. Ed ecco qua, una pipa vuota. Per riempirla, ovviamente, semplicissimo: pipa sotto, erba tritata sopra e pipa pronta. Perfetto. Ecco come si fuma sempre con tasto destro. E l'effetto è sempre il classico effetto. Perfetto, prendiamo ancora da mangiare, va, per evitare di rimanere. Allora, facciamo una cosa, prendiamo un bel po' di carne. Ok, torniamo alla game mode 0 e mangiamoci sta carnazza, anche se scenderà molto più velocemente la fame, perché il cibo, perché siamo ancora sotto l'effetto della fame. Un'altra cosa bella di questa mod è che si possono creare due tipi di biscotti con per l'appunto l'erba. Allora, biscotto semplice e biscotto al cioccolato. Allora, costruiamo per primo il biscotto semplice. Costruiamo, diciamo, cuciniamo. Allora, abbiamo detto. Ehi. Oh.
Ah, è rimasto shift bloccato. Perfetto. 2 di grano, 2 di zucchero e un'erba tritata. Ecco qua, questa è la pasta per fare i biscotti normali. Mettiamola a cucinare. Perfetto. E nel frattempo facciamo quelli al cioccolato. Ok. Ecco qua. Facciamo la pasta di quella al cioccolato. Fave di cacao e 2 di erba tritata. Ecco la pasta. Niente, togliamo questa qui e possiamo cucinare. Adesso facciamo fare anche uno di questo. Facciamo fare, così almeno poi vi faccio vedere. Voilà. Cuciniamo un biscotto normale. Adesso per fare un po' veloce, poi ovviamente potete farne quante ne vuoi. Oh, ah no, questi sono già i biscotti. Sono già. Ah sì, ho perso un pezzo. Ecco, sì, questi sono già pronti da mangiare. Quindi mettiamo biscotto e barretta. Allora, vediamo un po' cosa succede, che questi non li avevo ancora provati. Perché non me li mangia? Ah, perché sono pieno. Bravo Nabbo. Niente, semplice. Vogliamo svuotare la fame? Ok. Facciamo un bel pippazzo. Manca la canzone sotto però, eh? Ci vorrebbe una bella canzoncina di Bob Marley. Allora, aspettiamo un pochettino che scenda la fame. Proviamo un biscotto. Non chiudete il video perché sulla fine devo farvi vedere quello che c'è in quel cubo di mattoni. Allora, oh, cosa è successo? Ah, è finito l'effetto. Dai, dai, scendi fame. Scendi, scendi fame. Facciamoci un altro. Ma tanto l'effetto c'è sempre, quindi. Niente, allora facciamo una cosa. Nel frattempo che scende la fame, vi faccio vedere quello che c'è in questo cubo di mattoni. Ta-ta! Il villager. Allora, vediamo un po' cosa fa sto sballone. Ui. Allora, ok, vediamo un po'. Clicchiamoci col tasto destro. Vedete? Questa è una delle varianti che c'è in questa mod, perché si può vendere dell'erba tritata, 2 di erba, e vi dà uno smeraldo. Questo è uno sballone. Allora, e invece ci sarà l'altra, una delle altre varianti sarà che, se non erro, smeraldo di qua è foglia bella verde da quest'altra parte, quindi per del diamante vi darà delle foglie già belle pronte. E niente, non ho l'opportunità di farvi vedere, porca vacca, devo prendere ancora un po' di fame. Vi volevo far vedere, ciao, non volevo farvi vedere, volevo vedere insieme a voi praticamente cosa succedeva se avevo della se mangiavo i biscotti. Non so se dà dell'effetto. Ne ho mangiato ancora un po', e già che ci siamo, ci facciamo anche il bong. Dai, oggi esageriamo. Eccolo lì. Voilà, ok. Quanto effetto abbiamo? 10 secondi di effetto, dai, così almeno vediamo se ci dà effetto anche il biscotto, ma credo ben poco, credo. E intanto sottofondo sentirete il mio cane che mi sta rompendo le palle. Allora, assaggiamo la barretta al cioccolato. Sì, parte l'effetto anche lui. 2 secondi di effetto però darà. Assaggiamo quest'altro biscotto normale. 4 secondi, ok, il doppio. E niente, ragazzi, per questa mod è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Mi scuso per i fail che ho fatto. Spero che la mod vi sia piaciuta. E vi invito, diciamo, a vedere anche gli altri video se sono di vostro piacimento. Vi ringrazio e ciao a tutti.